Tutti pensano che questo sia il gioco della Serbian Dancing Lady. Vi ricordate quando ho detto che forse era morta? Alcuni pensano che la sviluppatrice di questo gioco sia lei. Beh, con questo gioco possiamo capire se è ancora viva. Come ben vedete, noi siamo qui dentro questa scuola, Ryder. Non hai paura? Ho paurissimo, aiuto. Ok, allora entriamo in questa stanza, vediamo cosa c'è. Cos'è questa cosa? È un diario. Una pagina, esatto. Cosa c'è? Guarda qui cosa c'è. Prendilo. Cos'è? È un medikit. Dunis, aspetta. Se c'è un medikit significa che lei può farci del male. Significa che lei può farci del male, quindi dobbiamo stare super attenti. Io mi sto cagando addosso, proprio voglio essere sincero e chiaro con voi. Perché allora, tu peraltro mi sembri anche abbastanza strano. Perché stai tremando? Hai paura? Sono agitato, sto tremando, aiuto. Vedo, però tranquillo perché qua... C'è una chiave, c'è una chiave. Porca miseria, Ryder, pensavo che fosse la Dancing Lady. Porca... C'è lei, lo sento. Dove? No, non farmi venire... Senti i passi. Allora, dov'è lei però? Dove hai detto che è? Non lo so, ma io ho sentito... Ok, hai sentito solo i passi, quindi presupponi che sia lei, ma magari è un cerbiatto che corre dentro nella scuola, può essere, no? Sì, giustamente un cerbiatto fa tutto quel rumore, vabbè. Sì. È un cerbiatto, sicuramente. Sì, è un cerbiatto. Allora, scusa, quali sono le stanze? Dove dobbiamo andare esattamente? Non lo so. Non si può aprire perché probabilmente abbiamo bisogno di trovare anche, tipo, altre chiavi per poter sbloccare questi posti. Ho sbloccato un qualcosa, vieni con me. Ho trovato una pagina e una chiave, arrivo. Allora, grazie della chiave. Questa chiave, cosa si fa esattamente con questa chiave? Scusa. E lei? No. Dove è finita? Via. Io l'ho sentita anch'io, faccio... Ah! Oddio! Allora, l'avete vista? È lei. Questa è la Serbian Dancing Lady. Tutti pensano che sia lei. E quindi noi ora dobbiamo trovare tutti i suoi segreti in questo gioco maledetto completamente. Allora, io... ok, ho il medikit, quindi mi posso curare. Ryder, tu come sei messo? Sono morto! Mannaggia, no, perché sei morto, stupidino? Ce l'ho il medikit. Ok, vivi, cioè ritorna a vivere. Aiuto, non ho neanche più il medikit. Tu ce l'hai il medikit, te l'hai trovato? Allora, non l'ho più trovato. Mi stai facendo venire gli infarti, porca vacca, io pensavo che fosse la Serbian Dancing Lady. Ryder, mi stai facendo aiuto, venire. Aiuto, aiuto. Ma poi perché trema sto caspito di... Io non capisco, tu tremi un sacco, ma anche la mia visuale trema un pochino. Oh, prendi questo. Allora, smetti. Dov'è? Allora, stai tremando un sacco, Ryder. Sta dando fastidissimo al video. Smetti di tremare. Come funziona? Ma ti giuro, non sono io, sto a fare nulla. Togli la torcia, allora, non so, perché è tutto strano. Cioè, vi giuro. È lì! Hai capito perché? Scappa, ma non importa. Scappa, brutto criminale, che non sei altro. La lady. Allora, maiale che... No, Ryder. Accidenti, brutto stupido, mi hai fatto uccidere. Io non ho fatto nulla. Vabbè, però allora, come faccio a rivivere di nuovo? Fermo. Cioè, ti curo io, fermo. Curami, basta che lei se ne vada via, quella dannata psicopatica che non è altro. Mi vedi? Dove sei qui? Fermo. Sono fermo. Ma ce l'hai il medico, ce l'ho. Curarti. Ah, porca vacca, io non lo sapevo. Che stupido che sono stato. Per fortuna... Smetti di mettermi il sedere in faccia. Entro qui. No. Non puoi dirmi che... Scappa. Non ti fermare. Scendi. Ma poi fai la scogliosi, che caspita hai. Vai, scappa. Ok, perfetto. Allora, noi dobbiamo trovare le altre pagine perché se no sta qua ci ammazza immediatamente, quindi chiudi. Spegni la torcia. Come si spegne? F. Ok. Silenzio. Non si vede niente. Ecco fuori. Ma ancora? Ma cosa... Ryder si sta mangiando palesemente un animale. Cosa sta facendo? Ma non lo so. È un animale crudo, però. Allora, usciamo perché sennò qua... non va bene. Non possiamo andare da questa parte, quindi dobbiamo andarcene per forza da quest'altra parte. Piano, non corre. Qua lei praticamente ci troverà. Mi sa che qua. Che facciamo, Ryder? Gira. Allora, scappa. Corri. Dove scappo? No, non si può più scappare, vero? Aia, mi ha tirato un coltello. No, è qui. No, è qua, porca puzzola, no, è pronto. Ryder! Mamma mia, mi hai chiuso dentro.
No, ti ha chiuso lei, io non posso chiudere, sono morto io. Siamo morti purtroppo, però siamo di nuovo qua adesso. Non c'è ancora lei, giusto? In teoria no. Ok, allora dobbiamo trovare le altre pagine, Rider. Tu le conosci? Iniziamo da qui. Ok, perfetto. Sì, abbastanza. Dovrei già sapere come funziona. Perfetto, meno male. Allora, dov'è la prima pagina? Perché c'è una chiave qui, prendi questa chiave. Okay. Non c'è nulla. Ok, non c'è nulla, quindi è molto marcia come cosa il fatto che non ci sia nulla, perché può avere, può, cioè magari ci ritroviamo davvero lei. Però, ci sono dei lavandini, belli. Ah, questo è un medikit, buono, grazie per avermi portato dal medikit. Non voglio vedere, la sento. Apri questa porta becca a destra, apri. Apri la porta quella dritta a tutto, non questa, okay, dritta. Apri la porta a destra. Buttati in una stanza a caso. Qua. Ci dobbiamo separare. Mannaggia lei. Rider. È da me, è tu. Oh no, Rider. Porca vacca. Allora, posso prendere? Luis, da me c'è una pagina. Qua c'è un medikit, però. Fermo, non vieni da me, non ti muovere. Che lei ti sente, non ti muovere. Ok. Non ti muovere. Ho spento la torcia pure, va bene? Ma non eri mio morto tu, scusa. Sì, vabbè. Mi sono curato, avevo il medikit, vieni. Bene, allora andiamo, forza. Dov'è questa pagina dannata, accidenti? È qui. Alla paginozza tozza. Eccola qua, perfetto, bene, una pagina abbiamo trovata. Adesso, dov'è l'altra? Ve ne andiamo a trovare 10, ragazzi, non so se ve l'avevo... l'avevamo già detto, boh, non mi ricordo. Però 10 dobbiamo trovare, il che è... ne abbiamo trovata solo una. Ho un'altra pagina, perfettamente. Adesso, guardate come è bravissimo lui, comunque, Rider. Io annuso tutte le pagine. È proprio un tartufo delle pagine. Bene, sono contento per te che almeno riesci ad annusare tutte queste pagine. No, aspetta. C'è una chiave. Vai, prendi. Ok. Torna indietro. No. Via. Torna indietro. Mi sa che... Di qui non possiamo andare, sicuro. Infatti. Ci ammazza, vero? Vieni. Tutto bene? Non c'è nessuno? Controlliamo velocemente qui se c'è qualcosa, se c'è una chiave, qualche pagina. Una chiave, non c'è nulla. Non c'è nulla. Accidenti! Dove sono queste pagine? Ci servono per vincere e per trovare il segreto della Serbian Dancing Lady. Ma insomma, con queste chiavi cosa ce ne facciamo? Ci apriamo le altre porte? Sì, ti mostro. Adesso che abbiamo la chiave B, tu puoi aprire esattamente qui. Ah, bene. Come fai a sapere questa? Ti ricordo io... Io questo posto lo conosco molto. Zitto, vieni qua. Oh, Rider, è qua, sta qua. Io. Senti, spegni. No, Rider. Aiuto. Di qua, vai, veloce, scappa più veloce che puoi, più veloce che corri. Di questo non posso, aiuto. Mi stai mettendo ansia. Apri qui a sinistra. Apri. A sinistra, perfetto. Scendi giù, sali su. Scendi giù, sali su. Apri. Ok, dove devo andare? Vedo qualche parte. Qua, vai, via. Chiudiamoci qua. No, di qua. Non ti fermare. Apri qui. Scendi. Sta dietro di me. Apri, scendi. Vai qui. Apro. Ho appuruto. Ok. Non c'è più dietro di noi. Siamo in trappola. No, non mi dire, zio. No, non mi dire. Che caspita dici? Ok, perfetto. Chiudi. Non rischio di... Fermo. Spegni. No, spegniti. No. Rider, aiuto, la Dancing Lady è qua. Ci vuole mangiare, sì. No, che? Madonna mia, mi ha fatto prendere l'infarto miocardico acuto. Andiamo giù, vediamo se c'è qualcosa giù. Vai. Lo sai che se corriamo, se non mi sbaglio, sente? In teoria dovrebbe... Apri la porta. Ok. Piano, non corriamo. Non corriamo, va bene. Cerchiamo di andare piano e tranquillamente e cerchiamo di riprendere in mano la situazione, anche perché abbiamo solo due pagine, Rider. Io ti ricordo che qua siamo messi molto male, purtroppo, eh. Una pagina. Siamo a 3 su 10, quindi mancano ben 7 pagine se la matematica non mi inganna, perché poi purtroppo a me la matematica a volte mi inganna. Te l'ho detto che è qua. Ma se non mi dici niente, non capisco niente. Tu quando dici faccio pure piacere. Mi ha ammazzato. Aspetta, mi ha tirato un coltello. Cioè, prendi il medikit alla pagina. Allora, pagina qua, allora, Rider. Qua. E poi il medico. Medico, sì. Medikit qua. Ok, perfetto. Bene.
Adesso ce ne mancano ben 4. Ci stiamo avvicinando a trovare il segreto. Apri. Apro. Apri. Non si muove sta gambuna. Ok? Dov'è finita? Cioè, non lei, perché non la voglio vedere lei, però dico dove è la pagina. Apri qui. Ok? Allora, pagina. Che fregatura, non c'è nulla. Ho sentito dei passi. No, non è vero. Corri. Sei sicuro? Io sto sentendo qualcosa. Va bene, ok, sì, è vero, hai ragione, mi dovevo fidare sin dall'inizio. Allora, così andiamo da questa parte. Siamo tipo i tizi dei film. Io mi dovevo fidare. Non ci sente. Mi ha preso a me. Ah, cazzo. Non ti muore, spegni la luce. È lì, è bruttina, eh. È scesa giù. Okay. Adesso mi devi curare tu, a me mi devi curare. Ok, ma se arriva adesso mi ammazza. Ce l'ho il medikit, sì. Fermo. Fermo. Porca vacca. No, non mi di. Mi sono nascosto in un bagno. Sono stupido, vero? No, mi ha ammazzato. Dai, ma raga, ma non è un gioco questo. Ma che cavolo. Doris. Dimmi. Ho notato una cosa. Dove sei? Ah, eccoti qua. Cosa hai notato? Non lo so, per un attimo ho visto. Mettiti davanti e fissa per qualche secondo quel disegno. Ok, aspetta, vediamo. Ryder, ma cos'è? Ma questo, aspetta, ma questi sono i video della Dancing Lady, raga! È pazzesca sta cosa! Oh mio Dio! C'è scritto che è viva, raga! C'è scritto che è viva! Porca miseria! Quindi vuol dire che forse la Dancing Lady è ancora viva e questo gioco potrebbe aiutarci a capire meglio i suoi segreti, altri suoi segreti, attraverso questi misteri che ci sono tipo nelle pareti e in altri posti. Bene! Allora possiamo continuare questi video se vi piacciono, chiaramente. Scriveteci nei commenti se li volete.